Il Napoli pareggia contro il Paris Saint-Germain 1-1 nel girone di ferro e tiene tutto aperto. Ebbene sì, perché oggi a Belgrado è andata in scena la partita che ha messo di fronte Stella Rossa e Liverpool, e proprio lì hanno trionfato i serbi con un netto 2-0. Quindi, ragazzi, in questo girone potrà succedere veramente di tutto e sicuramente ne vedremo delle belle. Il Napoli la prossima partita incontrerà la Stella Rossa in casa, quindi la partita sulla carta almeno più abbordabile del girone, ma poi per giocarsi la qualificazione dovrà volare in terra inglese da Klopp per, diciamo, scorticarsela con i Reds. Veramente, ragazzi, un bellissimo girone, molto molto emozionante. Diciamo che nel primo tempo le squadre si sono equivalse, Mario Rui e Meunier attori protagonisti di alcune azioni veramente comiche, soprattutto in fase offensiva. Sono due terzini, non lo metto in dubbio, ma nel calcio moderno i terzini devono saper offendere molto bene e devono saper anche crossare, cosa che oggi il belga e il portoghese non hanno mai saputo fare. Mario Rui in fase difensiva è un buon giocatore che ti fa sempre il compitino, ma non rischia mai, e per me, ragazzi, questo è un giocatore normale da 6, normalissimo, una buona riserva, ma niente di che. Mentre Meunier, di solito un ottimo difensore, ma oggi ha sbagliato tutto, ha rischiato addirittura di farsi un autogol ad inizio ripresa. Mi ha sorpreso ancora una volta, ma non c'è bisogno che io ve lo stia qui a dire, il tocco di palla di Neymar, veramente fenomenale, e anche la velocità di Mbappé, che però è stata praticamente sempre frenata dagli interventi puntuali di Koulibaly. Addirittura uno che mi è rimasto impresso è stato quando il francese era lanciato a rete, ma il senegalese si è riuscito ad imporre con una scivolata da dietro che ovviamente nessuno sa come abbia fatto a togliere la palla dai piedi del francese. Comunque, da qui a poco il Paris Saint-Germain continua ad attaccare con insistenza e il gol arriva. È una doccia gelata perché arriva proprio a fine primo tempo, prima del fischio finale. Ci sono delle polemiche, ma alla fine per me il gol è valido. Dribbling di Mbappé che supera qualche avversario, poi mette in mezzo per Bernat che è libero di controllare e poi di battere l'Ospina, che oggi ha fatto qualche bel intervento. Ma niente di che, comunque non ha fatto le parate che ha fatto all'andata quando si dovette veramente superare per non far precipitare il suo Napoli nell'inferno del Parco dei Principi. Ad inizio ripresa, comunque, i partenopei entrano in campo con un altro piglio, si vede che vogliono agguantare il pareggio e ce la fanno, ma prima devono veramente creare tantissime occasioni da gol con Buffon che deve fare almeno due miracoli per non far pareggiare subito gli uomini di Ancelotti. Il pareggio avviene sul rigore, distrazione clamorosa di Thiago Silva che spalanca la porta, diciamo, a Callejón, che si inserisce, e poi il brasiliano e Buffon gli fanno praticamente un panino, gli fanno un sandwich, lo schiacciano in due e lì l'arbitro non ha dubbi, indica il dischetto. Insigne, comunque, Buffon conosce molto bene, non cambia lato di solito dove tira i suoi rigori, incrocia, ma il rigore è talmente preciso, rigore da su terra già difficile da prendere, attaccarlo praticamente al palo angolatissimo non lo potrai mai prendere, e infatti, ragazzi, non lo prende Buffon, si va 1-1. Qui Tuchel fa un cambio che vuole, diciamo, che dà una scossa ai suoi, diciamola così, vuole mantenere intatto il risultato, vuole che la partita finisca 1-1, ed infatti inserisce un difensore centrale come Kimpembe e toglie un terzino destro come Meunier che, come detto poc'anzi, ha sbagliato tutto, e in questo modo fa scalare Kerrer sulla destra, ex Schalke 04, acquistato a detta di molti strapagato anche dal Paris Saint-Germain in estate, ma comunque si sta comportando molto bene, e finalmente il Paris Saint-Germain potrebbe avere anche una concorrenza lì dietro, perché l'anno scorso erano solo in tre che potevano realmente giocare. Il rigore, ovviamente, non l'ho detto, non l'ho specificato, ma è netto. Ma attenzione, perché secondo me ci potrebbero essere gli estremi anche per un rigore su Bernat, mi sembra, per farlo di Maximovic, ma non ne sono completamente sicuro. È una mia opinione, io l'avrei anche dato questo rigore perché alla fine il tocco c'è, non è così evidente, ma il tocco c'è. Comunque il Napoli riesce a strappare un punto che è importantissimo per come si era messa la partita. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete tranquillamente lasciare un bel mi piace, commentare ed iscrivervi al canale attivando anche la campanella di notifiche. Ciao a tutti!